Signor Vice Somoterla, lei è un allenatore molto giovane e secondo voi cosa vuol dire gestire una squadra e portarla verso le vincite? Ma come ho detto nelle prime mie conferenze, l'importante è essere se stessi, avere delle idee, cercare di trasmetterla ai giocatori, poi l'età conta poco in questo senso. L'importante per me è essere chiaro, diretto e cercare di trasferire le mie idee nel modo migliore possibile. La partita dell'andata dove l'avevi vista? A casa. E che ricordo hai di quella partita? Insomma, le difficoltà della Roma che ti ricordi in quella serata e che cercherai di correggere? Mi ricordo che aveva iniziato molto bene la squadra, creando anche abbastanza per essere una partita di Champions, e poi ha avuto 10 minuti di follia, dove ha subito le qualità dello Shakhtar, che sono tante, insomma ha subito 3 gol in contropiede, poi ha avuto la forza anche di reagire e probabilmente con un po' di fortuna nel finale poteva anche pareggiare la partita. Se peserà nella tua testa, nella testa della squadra, il fatto che c'è il derby, se in qualche modo scambieresti una vittoria del derby con il passaggio oppure meno? È cambiato il modulo, come abbiamo visto un po' tutti. È un modulo che noi conosciamo abbastanza bene, abbiamo espresso per 4 anni di seguito con Spalletti, perciò conosciamo tutti i movimenti e le giocate che abbiamo sempre fatto, perciò cercheremo di mettere in difficoltà in quella situazione. E sulla seconda domanda, sono due partite importantissime, però innanzitutto pensiamo a quella di domani, che ci giochiamo una stagione in Europa, perciò il derby l'accantoniamo e poi da mercoledì sera penseremo al derby. Però innanzitutto domani è una partita in cui teniamo un po' tutti. Vincenzo Montella, volevo chiedere questo. Vincenzo, la partita d'andata disse che lo Shakhtar era una squadra che aveva dimostrato sul campo di avere più corsa, più gambe, più freschezza atletica. Ecco, in queste poche settimane, secondo te, c'è un motivo per vederla in maniera diversa questa partita? C'è un motivo per essere ottimista in ambiente Roma? Io la partita dall'andata, secondo me, si è visto che lo Shakhtar ha giocatori di qualità e anche di corsa, come hai detto te. Però nel contempo ha dimostrato anche di essere una squadra battibile, perché nonostante la Roma non abbia espresso in quella partita il suo miglior potenziale, ha avuto tante occasioni da rete e quindi può fare ancora meglio. Quindi da questo punto di vista sono molto ottimista, anche perché vedo che la squadra sta crescendo. Naturalmente sarà una partita difficile perché è una squadra valida, però ripeto, sono ottimista perché vedo la Roma in netta crescita e probabilmente come valore assoluto del giocatore è anche superiore, quindi noi ci giocheremo la partita come è giusto che sia e come immaginate, insomma, e come probabilmente immaginerà pure l'allenatore dello Shakhtar. Siamo qua per giocarci le nostre chance. In Italia si può vincere anche con un calcio difensivo, in Champions League invece questi ultimi anni ci hanno detto che si va avanti soltanto col calcio di qualità, che era una caratteristica che la Roma aveva con Luciano Spalletti, visto che è entrata per 2 volte nelle prime 8 d'Europa e ha dato spettacolo in campi importanti. Secondo te nel passaggio da Spalletti a Ranieri queste caratteristiche di calcio collettivo di qualità sono andate perdute? In Europa sappiamo di affrontare big squadre internazionali, perciò per arrivare fino in fondo non serve essere offensivi, serve avere un modulo, un gioco, l'adattamento ai giocatori, perciò penso che è la squadra, il gruppo che vince, non è il modulo. Ma ognuno ha il suo modo di giocare, perciò non si perde, le caratteristiche non si perdono. Francesco, io probabilmente è scontata la domanda, però volevo una conferma da te, che da quando sei tornato a giocare unica punta sei tornato a trovarti a tuo agio, come prima di un certo periodo
in cui non lo eri più, forse. Mi confermi questa cosa? Ah, non traduci? No, niente. No. Ho capito. Se giocando prima punta si trova meglio, praticamente. Cioè, fondamentalmente, cambia tutto, va bene. Certo, in quel ruolo mi trovo meglio, però sono momenti della stagione che purtroppo quando non segna un attaccante si trovano sempre dei problemi negativi, però stavo bene anche prima, soltanto non facevo gol, è un problema. Dovessi immaginare una Roma ideale per i due gol di scatto e per passare il turno, che squadra, che partita ti verrebbe in mente? Inizialmente farei gioco a Totti. No, la partita difficile, anche perché affrontiamo una squadra ben messa in campo, poi siamo noi che dobbiamo fare la partita perché dobbiamo fare i due gol senza prenderne uno, perciò cercheremo di affrontarla nel modo migliore e mettercela tutta, perché la partita per noi è determinante.